Bingo molto serio oggi. Ci sono problemi? No, di solito sei un po' più sorridente, oggi inizi con questo. Sicuro che non hai problemi? Sto bene. I ragazzi come stanno? Benissimo. Tutti? Quasi tutti. Quasi tutti. Ne manca qualcuno? Sì, faremo 22 convocati, non ci saranno Meggiorini, Nalini, D'Arriva, Dal Monte e Gerardi. Questi sicuramente non ci saranno della partita. Per questa partita non ci saranno. Volevi due vittorie di fila per sistemare le cose, obiettivo centrato, la medicina è stata data, adesso la partitissima con l'Empoli, dove si può giocare con la mente libera? Beh, sicuramente stiamo bene, le due vittorie hanno portato certezze alla squadra che prima giocava bene ma non riusciva a raccogliere le vittorie che meritava e ha portato anche il giusto entusiasmo che non è mai mancato, però li ho visti molto bene settimana, siamo carichi, domani giochiamo contro l'Empoli che è prima in classifica con merito, un bravo allenatore, un'ottima squadra. Però in Serie B sappiamo bene che le partite sono tutte difficili, loro giocheranno per vincere il campionato, noi giochiamo per la salvezza e quindi noi domani per vincere la partita dobbiamo correre 5 metri più degli altri, più dell'Empoli. Ogni giocatore deve correre 5 metri di più e allora possiamo vincere la partita. Davanti, vista l'indisponibilità di Meggiorini, se lo lascio la conferma il tridente con Alzafame e Mandeput. Ma sì. Ma potrebbero esserci anche delle novità, quindi cambiando qualcosina perché abbiamo tre partite, domani quella è la più importante in assoluto, cercherò di mettere in campo la migliore formazione perché i punti valgono sia con l'Empoli, sia con Cosenza e sia con Pescara. Ripeto, domani è una partita dove bisogna essere compatti, aggressivi, giocare molto in verticale, quindi anche qui in questo caso qua sceglierò per le caratteristiche. Loro spingono molto a sinistra con giocatori che hanno grande gamba e grande tecnica, quindi bisogna, se ci ricordiamo l'andata, a sinistra ci hanno veramente messo un po' in difficoltà, quindi abbiamo provato a trovare anche delle soluzioni. Della formazione chiaramente non parlo, so che sono tutti e due 22 disponibili e sceglierò anche per quello che riguarda come stanno i ragazzi, come hanno recuperato, perché qualche giocatore in settimana non è stato molto, cioè ha fatto fatica a recuperare, quindi farò in modo di mettere la miglior formazione possibile. Senti, scusami, Pontisso ce la fa, sta bene, è a posto, parte titolare? Perché mi chiede il Pontisso? Perché so che è uscito, che non stava, aveva Ah, chiesto. io le chiamo, io quelle lì le chiamo, la chiamo fake news. La possiamo definire una fake news? Non so chi l'ha scritta, ma non è fake news. La metto così, la metto. Vabbè, ma ho capito, ma se uno deve informarsi prima di scrivere qualcosa di forte oppure di sbagliato. E probabilmente questa è una fake news, perché Pontisso oggi ha fatto allenamento con noi, ha fatto la partitina, quindi qualche volta succede qualche volta. Quando si tira a indovinare, succede. Che hai oggi? Niente. Ma mi sembri un po' rovescio, vabbè, sarà una mia impressione. Mimmo invece D'Arriva come sta? Sta recuperando dall'infortunio? Sì, ripeto, tutti quelli che ho citato, Meggiorini, Nalini, D'Arriva e Del Monte, sono tutti, cioè, si possono recuperare, ma abbiamo bisogno di capire se c'è 3 giorni, se è 5 giorni, se è 10 giorni. Però da qui a 10 giorni, secondo me, tutti possono essere recuperati. Però le date dirti 2 giorni, 5 giorni, 7 giorni, questo non mi permetto di dirlo perché dipende molto da quando riescono chiaramente a smaltire i loro. Però sono tutti quanti giocatori quasi, dico, pronti in 10 giorni. Ma chiedevo appunto di D'Arriva perché sembrava che fosse una cosa abbastanza leggera quella che aveva avuto, in realtà è da parecchio ormai che è Ma quelli sono fastidi purtroppo quando il tendine del ginocchio ti si infiamma, è come Dal Monte. Cioè Dal Monte non ha niente, però se si infiamma cioè, se si infiamma una parte diventa difficile, no? Prima bisogna togliere l'infiammazione e poi si possono cominciare a correre.
Quando cominci a correre e ti rifà male, ti devi fermare altri 3 giorni, non ti puoi fermare un giorno, questo è il problema. Quindi tutti adesso abbiamo deciso di portarli, poi c'è anche, perché dopo c'è anche la sosta, quindi di portarli prima possibile ad arrivare in questi 7 giorni, 8 giorni, di recuperarli più possibile, ma se non ci riusciamo alla sosta recupereremo tutti. Insomma, c'è da stringere i denti fino alla sosta per poi fare il rush finale. Ecco perché so la faccia un po' così questa mattina. Ma tu avete dimostrato che siete capaci di No, no, stringere i denti. ma io sono molto fiducioso, Alberta, sono molto fiducioso perché noi, conta il gruppo, conta la squadra, l'ho sempre detto e lo ribadisco oggi. Noi abbiamo avuto problematiche veramente vere quando c'è stato il Covid e gli infortunati. Lì abbiamo avuto problematiche. Lo ripeto sempre perché qualcuno, lo ripeto ancora adesso, ci ha giocato sopra ed è stato molto scorretto, secondo me, in quel periodo là. Che non ha capito di questi ragazzi qua cosa stavano passando, cosa hanno passato. Però detto questo, oggi la squadra c'è, oggi c'è entusiasmo, oggi c'è forza, c'è voglia di voler fare imprese con l'Empoli. Quindi io sono molto fiducioso, sono tranquillo, sono sereno. I ragazzi seguono le indicazioni, i particolari li stiamo portando alla nostra parte, quindi gli episodi stiamo cercando di portare alla nostra parte con l'attenzione e la concentrazione. E domani è una bellissima partita da giocare e da provare a vincere. Beh, io domani, molto diffidati in considerazione del doppio impegno per la formazione, si tiene conto anche di quello? Forse di un giocatore, 2 giocatori tengo conto, ma degli altri no. Ma ogni partita è decisiva per noi. 11 partite ci sono, Giulio. Su 11 partite i 3 punti valgono dappertutto, cioè, quindi non è che dobbiamo prendere il Colcosenza. È normale che se tu vinci uno scontro diretto o non perdi uno scontro diretto, chiaramente è meglio. Però qui ogni partita giochi con una squadra che sono affamate, che sono arrabbiate, che sono, che hanno degli obiettivi, come li abbiamo noi. Guardiamo a noi stessi, io l'ho detto già da un po' di tempo, e ai ragazzi glielo dico ogni giorno. Pensiamo a noi, pensiamo a fare la miglior prestazione, pensiamo a correre più forte degli altri, 5 metri più degli altri. Vedrete che troveremo soddisfazioni e stiamo bene, il gruppo si è compattato, abbiamo lavorato bene quelle 2 settimane che ci è stato consigliato di lavorare, siamo cresciuti fisicamente, siamo cresciuti mentalmente, dobbiamo dare continuità, questo sì, e questo l'Empoli è chiaramente una partita contro la prima in classifica e quindi totale rispetto dell'Empoli, assolutamente sì. Però noi abbiamo il nostro obiettivo da raggiungere, il nostro obiettivo da raggiungere si raggiunge solo se fai sicuramente continuità dei risultati. 3 punti, 3 punti, 1 punto, 1 punto. Quello che voglio dare ai ragazzi che vadano in campo cattivi, concentrati, compatti, aggressivi e giocano in più in verticale come stiamo facendo nelle ultime partite. Senti Mimmo, domani per te è un traguardo importante perché arrivi alle 200 panchine in Serie B, eh? Una bella soddisfazione. Sapete bene che farle a Vicenza è una soddisfazione doppia, quindi immaginate voi, no? È chiaro che significa che sto cominciando ad andare in avanti con l'età, probabilmente, però è una soddisfazione, ma soprattutto perché alleno un grandissimo gruppo, una grandissima squadra di grandi uomini e devo farlo a Vicenza con i miei tifosi, con la mia gente, è bello anche festeggiarlo per questo motivo qua. Quindi, qualsiasi cosa sia, è bello, se arrivano punti è ancora più bello. In questa prima fase del girone di ritorno, 8 partite si sono incontrate 5 squadre in zona playoff e Vicenza ha destato una buonissima impressione. C'è un po' di rammarico per la posizione in classifica del Vicenza, come potrebbe essere? Nessun rammarico, ragazzi. Tutto quello che si è fatto fino ad oggi, se abbiamo 34 punti, magari mi sbaglio, 34, vero? Magari qua, qualche volta potrei anche sbagliarmi, magari. Se abbiamo 34 punti significa che meritiamo 34 punti. Poi se si va a vedere dietro per tutto quello che, per tutte le situazioni che sono successe, potremmo dire che potremmo mancarci dei punti, ok? Tra qualche, diciamo, a livello
arbitrale o qualche perché quando abbiamo avuto il Covid o perché prima eravamo infortunati, perché eravamo una squadra neopromossa, avevamo bisogno di capire e conoscere la Serie B, perché comunque anche questo bisogna metterci nel conto. Quello che conta è che tu comunque siamo arrivati a marzo, che secondo me questo è i mesi più fondamentali per arrivare alla fine, siamo arrivati a marzo con il giusto entusiasmo e con la giusta carica per poter arrivare alla salvezza. Quindi prima ci arriviamo e tutti prima saremo contenti, almeno personalmente io festeggerò sicuramente la salvezza quando arriveremo alla salvezza. Ma non bisogna abbassare la guardia, non bisogna dare per scontato nulla, bisogna andare a conquistarsi i punti, perché 47-48 punti sono lontani, sono lunghi, e bisogna farcela da squadra, come stiamo facendo adesso. Lottare, combattere e soprattutto puntare quell'obiettivo che è la salvezza, quindi giocare da salvezza e non avere e non dare niente per scontato. Che squadra vuole vedere domani? Il Vicenza che lotterà 95 minuti, che sarà compatto, ripeto, aggressivo e deve giocare in verticale, perché è un periodo che da 6 mesi lo dico, da 3 mesi lo dico, dall'ultimo mese l'ho detto molto, adesso lo stiamo facendo un po' di più. Chiaramente i risultati poi aiutano anche alle parole dell'allenatore, quando dice delle cose aiutano anche i risultati, e i giocatori si stanno convincendo sempre di più, avendo trovato in verticale le giocate più importanti. Speriamo di continuare e non giocare in quell'orizzontale, che l'orizzontale per noi è un po' produce meno. Mister, l'ultima domanda per quanto mi riguarda, Iallo è recuperato per la panchina o potrebbe anche partire da subito? Se è convocato potrebbe partire da subito, però è chiaro che non lo farò partire subito, chiaramente lo dico. In corsa sicuramente è un giocatore che ci può dare quell'aiuto, perché la velocità che ha, perché adesso abbiamo cambiato un po' modulo 4-3-3, lui da esterno a sinistra potrebbe fare male, come fa in questo momento qua, sta facendo Giacomelli, sta facendo veramente bene, e secondo me ci tornerà utile sia Iallo, sia Longo, sia Gori, tutti quanti attaccanti, perché questo è un gruppo unito e che si sostengono e che tutti hanno voglia di metterci un timbrare, no? Metterci un qualcosa di proprio da questa salvezza. E io mi aspetto qualcosa di più da loro.